Questi sono i mitici porcini essiccati che provengono dalla Lunigiana, questa terra meravigliosa qui rappresentata dal sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini. Allora, in una puntata precedente di Toscana a Tavola abbiamo parlato di un mitico santo, che è il santo patrono appunto di Pontremoli. Pochi toscani magari sanno che il patrono di Pontremoli è San Geminiano, che tra l'altro è anche patrono di San Gemignano. Allora, parliamo un po' di questo santo. Il santo ha, come dire, graziato l'intera città di Pontremoli facendo calare una folta nebbia in un momento di grave pericolo per la nostra città, per cui è ovvio che Pontremoli da quel momento è stata riconoscente con tutto il suo affetto, tutta la sua devozione al transito appunto dell'allora vescovo Gimignano, e da quel momento tutti gli anni il 31 gennaio lo ricorda, lo ringrazia, e con grande devozione c'è anche un aspetto un pochino meno religioso che è l'accensione del falò. Quindi ogni 31 gennaio a Pontremoli si celebra questo bellissimo ringraziamento, sia come dire laico che religioso, attraverso anche uno spettacolo unico nel suo genere di un falò. Il falò che è il simbolo più forte della nostra origine, perché noi siamo tutti caratterizzati dai grandi quattro elementi della natura. Il falò viene acceso sul greto del fiume, quindi c'è questo connubio splendido fra fuoco, acqua, aria. Ecco, c'è un passaggio che io vorrei anche sottolineare. Questo è il santo chiamato il santo della nebbia, perché lui praticamente, con l'avvento diciamo degli invasori, Attila tanto per intenderci, fece arrivare la nebbia per quanto riguarda sia Modena, e successivamente, pregandolo di poter salvare Pontremoli, fece venire, ovviamente da morto, si racconta nella tradizione, evidentemente fece arrivare la nebbia in un momento particolarmente cruciale, perché anche Pontremoli poteva essere saccheggiata, questo ovviamente storicamente in un tempo successivo. Ecco, è un passaggio che volevo sottolineare. È un passaggio essenziale, perché la grande ricchezza di Pontremoli, devo dire ancora conosciuta a pochi, è proprio il suo patrimonio architettonico e urbanistico, che risale ai tempi del Medioevo. Per cui grazie anche a questi momenti di grande regalo che è stato fatto a Pontremoli, Pontremoli ancora oggi può vantare il suo impianto medievale, ed è unica nel suo genere perché ha questo connubio di medievalità e di barocco che la caratterizza, credo, come in nessun altro centro. Per cui il grande binomio di impianto medievale, di decori barocchi, perché il 7 e l'800 hanno visto l'apoteosi nel senso proprio di città di Pontremoli, tant'è vero che un gruppo di nobili, per poter essere definita città, ha voluto e dovuto costruire un teatro affinché Pontremoli potesse diventare città nel vero senso della parola. Quindi grazie a questo bellissimo movimento commerciale la città si è arricchita, e noi ancora oggi possiamo, noi e tutti i turisti che vorranno venire a visitarla, possono godere di questo bellissimo impianto architettonico che ci ricorda e ci dovrà sempre più ricordare la nostra storia. Bene, grazie al sindaco di Pontremoli. Allora diamo vita a questo appuntamento dove Pontremoli sarà protagonista anche e soprattutto sotto l'aspetto enogastronomico. Andiamo a fare la conoscenza quindi di coloro che ci accompagneranno in questo percorso. Grazie sindaco. Qui siamo nel banco della serie A. Abbiate pazienza, ma in questo momento a Firenze bisogna parlare così. Attenzione bene, siamo venuti a comprare qui per un prodotto meraviglioso che è un piatto storico della Lunigiana, che il nostro Adriano mangia quasi tutti i giorni, che è la torta d'erbi. La torta d'erbi, sì. Che è composta da quali elementi? Bietole, porro e d'inverno la zucca, allora, perché addolcisce molto queste verdure. Ecco, ricordiamo che chi sta parlando è Rolando Paganini, chef e al contempo anche professore dell'Istituto Alberghiero di Bagnone. Insieme abbiamo Marco Maruccelli e anche un allievo del professore che si chiama Alex. Allora, intanto Marco, se si parla di prodotti legati alla stagionalità, quali sono in questo periodo quelli che non devono mai mancare a tavola? Ma noi da buon toscano il cavolo, sicuramente. Il cavolo ha la sua escursione fino ad arrivare al famoso cavolo nero della ribollita, elemento essenziale di un'ottima ribollita toscana. E quindi ovviamente anche quando si parla di erbi è bene parlare di tutti quei prodotti che la terra fortunatamente
da noi come in Lunigiana, perché ovviamente sta parlando di Lunigiana, diciamo ogni mese, ogni stagione tira fuori e vengono utilizzate appieno. Quindi la torta derby è figlia della stagionalità. Stagionalità. Si infatti mette dentro la torta derby quello che passa il convento, quello meglio la stagione. Il periodo. Per esempio, il porro, che si mette solo d'inverno quando ha preso il freddo, perché il porro è buono quando ha preso il freddo, si sostituisce d'estate con la cipolla dolce estiva. E magari se fosse secca, e magari se fosse di Treschietto. Ah, vedi, Treschietto è proprio un paese vicino a Bagnone, sì, che è la cipolla per eccellenza, secondo me. Allora, caro Adriano, vediamo un pochettino. Intanto tagliamo questa zucca. Quanto ne vuoi? Un pezzettino piccolo, perché deve solo addolcire, non deve sovrastare le altre verdure. Allora, c'è qualcuno di Pontremoli? Un angolino così e basta. Sì, un angolino mi basta. Quanto viene? 1,50 € al chilogrammo. Sono tutti produzione locale. Questa da dove arriva? Grassina, Antella, Scandicci. Perfetto, bene, se venisse a Ponte Ema, no, perché io sono originario proprio di quelle parti. Allora, grazie, benissimo, tagliamo questo pezzettino. Poi che cosa hai bisogno? Poi dopo mettiamo in questa torta, mettiamo pecorino, parmigiano, olio d'oliva, abbondantissimo. L'olio d'oliva ci va abbondante. Sì. I vecchi dicevano che la torta doveva ungere la barba. Sì, magari extravergine. Extravergine, quello vero, toscano. Quello vero. Ecco. Meno male. Oh, vai. No, l'abbiamo detto perché c'è. Così almeno. Perché ultimamente ce l'hanno venduto falso. Falso. Ce l'hanno venduto falso. Ecco. Allora, poi dopo la zucca che ci si mette? Dopo mettiamo la pasta, la bietola, il porro, la zucca. Bietola quanto viene? 1,50 € al chilo. Bene, e il porro? E il porro 2 € al chilo. Allora, abbiamo fatto la le verdure sono a posto. Non ci resta che andare in cucina. Ci resta che andare in cucina. E diamo a questo punto la parola alla nostra Daniela per la pausa caffè. Per Pausa Caffè oggi siamo con Benedetta Leoni, responsabile promozione ANT per le province di Prato e Pistoia, per parlare di questo libro, Alimentazione e Salute, la prevenzione comincia dalla tavola. Benedetta, quali sono gli strumenti che l'ANT adotta per far conoscere gli alimenti che aiutano nella prevenzione? Fondazione ANT porta l'educazione, la corretta educazione all'alimentazione anche all'interno delle scuole e dei circoli sportivi gratuitamente. I nostri nutrizionisti vanno a fare lezione, ovviamente relazionandosi con il preside delle scuole che aderisce a queste iniziative, e diventa anche un modo di fare laboratorio con i ragazzi sia nell'età delle medie che delle superiori. È con noi anche il dottor Alessandro Zappalà, che è medico nutrizionista, consulente di ANT. Quali sono i principali alimenti anticancro, se così si può dire? Riassumere in pochi alimenti anticancro, comunque antinfiammatori, antiossidanti per quanto riguardano le patologie neoplastiche, è davvero un compito molto arduo. Io, prendendo la palla al balzo e parlando di una dieta comunque sulla base mediterranea, citerei tre alimenti che non farei mai mancare nelle tavole, specialmente dei toscani, che sono olio extravergine d'oliva, legumi, leguminose, cavoli e brassicace, e anche prodotti locali come pesci o pesci poveri, in quanto in questi quattro alimenti abbiamo una grande quantità di polifenoli, oltre alla frutta e alla verdura di stagione, che ci garantiscono un apporto benefico costante nel tempo e che ci allontanano sempre più dalle malattie antinfiammatorie, come la malattia neoplastica è una di queste. E invece per una colazione che dia una partenza importante, che cosa suggeriresti? La colazione è un tasto dolente, in quanto per comodità viene sempre fatta di fretta e con alimenti che a mio avviso sono sbagliati. Partirei proprio da questo: la colazione da non fare è purtroppo quella che tutti gli italiani fanno, cappuccino con brioche, caffè e zucchero. Io direi di iniziare con una buona dose di frutta di stagione, dei semi, delle noci, delle mandorle e delle bevande quali possono essere tè o anche latti vegetali, nelle quantità variabili rispetto alle quantità del singolo paziente o persona, ed associare anche ad un buon pane tostato con del miele di filiera corta.
Quindi domattina provate questa nuova colazione e non dimenticatevi di acquistare il libro Alimentazione e Salute, il cui ricavato va devoluto all'ANT. In questa particolare puntata, dove la Lunigiana è protagonista assoluta, non poteva mancare il mitico marmo di Carrà. Sì, certo. Qui a presentarcelo è Quinto Ciuffi, che rappresenta a sua volta alcune associazioni e società che si occupano di marmo da sempre. Certo, abbiamo tante società che lavorano da sempre questo prodotto qua. E oggi abbiamo ben pensato di portarlo un po' in tavola, diciamo. Ecco, infatti su questo piatto realizzeremo poi, cioè porteremo il piatto all'assaggio del nostro Marco Marucelli, che avrà il privilegio poi di giudicarlo. Allora, intanto parliamo del marmo di Carrara, ma in modo particolare di questo piatto. Questo piatto che è una linea, no? Una delle otto linee che ho cercato di costruire, no? Così. E niente, rappresenta, diciamo, una montagna, no? Più esattamente? Il Grondilice, in questo caso rappresentiamo il Grondilice, che è una montagna su delle Alpi Apuane. Cioè, in questa linea di piatti, i piatti sono personalizzati con il nome della montagna da cui sono stati estratti. Certo, perché la zona che viene estratto ha proprio la parte c'ha il mare e poi c'ha le montagne davanti a lei, e ogni montagna riesce proprio a vederla da questa zona qui, e quindi ho pensato di dargli questo nome. Beh, no? Io ringrazio Quinto, abbiamo parlato del mitico marmo bianco di Carrara e adesso passiamo la parola a Benedetta. La straordinaria carne del vitellone bianco dell'Appennino centrale l'abbiamo anche grazie al lavoro del consorzio, appunto, del vitellone bianco dell'Appennino centrale. Che attività svolgete nel vostro consorzio? Qual è il lavoro che fate? Quanti produttori avete? Il nostro consorzio è a ombrello su tutta la filiera, per cui la nostra attività è di promozione, salvaguardia e tutela del marchio. Per cui il lavoro grosso, sostanziale, faticoso lo fanno i nostri più di 3.000 allevatori che sono iscritti all'interno dei controlli del disciplinare, di cui più di 600 solo in Toscana. Noi, dalla parte nostra, sull'attività di controllo facciamo controlli mirati soprattutto sulle parti più sensibili, che sono le mense scolastiche, in cui facciamo controllo della tracciabilità, controllo dell'etichettatura e prelievo di campioni di carne con esame del DNA per verificare che quella carne lì sia effettivamente delle nostre razze. Un ottimo lavoro, direi. Grazie Abramo per essere stato con noi. E voilà, siamo qui presso il ristorante Da Giannino nel pieno centro di Firenze per realizzarvi questo piatto che è veramente, lasciatemelo dire, uno dei fiori all'occhiello della cucina lunigianese. Signori e signori, immediatamente dopo i testaroli, che io metto letteralmente al primo posto, i panicacci li metto al terzo, ma in mezzo cosa c'è? Proprio medaglia d'argento? Bene, nella mia personale hit parade c'è la torta derby. Sei d'accordo con questa hit parade, questa classifica? Esatto, esatto. Io dico sempre, chi viene in Lunigiana si porta via i testaroli arrotolati e se li può cuocere a casa. Si porta via un po' d'olio, magari delicato, ma la torta e i panigacci li deve mangiare lì. Perché non c'è nessuna possibilità. La torta derby che cos'è? Innanzitutto potremmo dire, la torta derby è quello che per la Toscana centrale è la zuppa alla contadina. Cioè viene utilizzato che cosa? Il prodotto di stagione. Faccio la torta derby con quello che passa l'orto o il convento, a seconda dell'interpretazione. Esatto, sei d'accordo anche in questo? Sono d'accordo. Quindi devo dire che la torta che stiamo per realizzare è la piena stagionalità. Allora, Rolando Paganini, che è al tuo contempo chef ma anche insegnante dell'Istituto Alberghiero di Bagnone, darà vita a questo piatto. Allora, intanto parliamo subito della sfoglia. Allora, la sfoglia è semplicissima: farina, acqua e olio d'oliva abbondante. Si tira questa sfoglia finissima, ve la faccio vedere, fine, si deve vedere in trasparenza, si tira finissima e si mette sopra a un testo, a una teglia di questo tipo. Non dire testo perché testo, lo so, perché sì. Ti viene voglia di dire mi testo, viene voglia, di dire voglia. Soprano, sottano, il testo, perché sono tutti elementi essenziali e fondamentali della tradizione lunigianese, ma servono per altre cose. Esatto, dai. Poi prendiamo dietola in questa stagione, un po' di zucca che gli dà il dolce, il porro che deve aver preso il gelo,
tagliamo tutto fine, lo mettiamo sotto sale, sale fino. Poi, qua, eccolo qua, poi strizziamo il tutto. Aspetta, no, non quadriamolo perché, perché gli spettatori lo vogliono vedere. Certo, certo. Tu parli di cose che tu conosci, ma gli spettatori, sempre quelli di Grosseto, di Siena, eccolo qua, non lo sanno. C'è un casentinese in questo momento che dice: io quella cosa lì non l'ho mai mangiata. E noi siamo in Toscana, è la stessa regione, non stiamo parlando della Sicilia o del Piemonte, stiamo parlando della stessa regione, ma abbiamo tra vallata e vallata, fra comune e comune, fra regione, fra provincia e provincia, una differenza pazzesca. Esatto, allora, esatto. Perché noi stiamo parlando di un territorio meraviglioso che si chiama Lunigiana. Allora, bene, a questo punto abbiamo bietola, porro e zucca sgrondata dall'acqua, sbrovata da noi si dice. Sbrovata è un termine comunque forse un po' aggiustato, però sbrovata, strizzata bene. A questo punto ci vuole il pepe, che deve essere un po' abbondante. Attenzione che non ci vuole noce moscata, queste cose, solo il pepe. Pepe, niente sale perché il sale l'abbiamo messo inizialmente. Ci vuole dell'olio extravergine d'oliva, quello vero, extravergine d'oliva delicato. E guardate, io lo lascio andare, vuol dire che ce ne vuole parecchio, perché è proprio l'olio che gli dà il condimento e il gusto. Siamo già a 12 euro qui. Bene, bene, ci vuole. Poi ci mettiamo un po' di ricotta, ma poco, un cucchiaino di ricotta. E meno male che questa torta d'erbi, dicevano gli antichi, che è una torta fatta di niente. Questa è fatta, sì, devo dire, di tante cose buone e anche ricche. Esatto, se vogliamo. Esatto. Poi parmigiano pecorino, ora io l'ho messa già nella ricotta. Poi nient'altro, si mette dentro alla torta. Vedete che deve essere finissima questa torta, deve essere molto fine, poi la vedremo quando è cotta. Si stende tutto l'impasto, in tutta la torta, così si stende bene, si stende l'impasto e poi si copre con questa sfoglia. Ecco, che tu sappia, a livello di storia, ma questa torta d'erbi si perde nella notte dei tempi o è un invento? Medievale, sicuramente medievale. Io credo, poi comunque si parla comunque anche su vecchi libri, vecchi archivi, oppure per esempio su cose notarili, insomma. È ricordata. Bene. Perciò. Bene. Allora, il tutto si mette a quanto? Dunque, allora si taglia naturalmente la pasta intorno. Vi voglio far vedere una cosa: si può fare anche il pizzo intorno, volendo, vedete? Così. Cosa intendi per pizzo? La pizzettatura, no? Ah, la merlatura. La merlatura, come i merli dei castelli, come pensa un po'. Per esempio, le facciamo mettere in forno. Non sono quelli che credete voi. Ho fatto qualche buchino sopra in modo che non cresca la pasta sopra. Poi si mette ancora olio. Mamma mia, c'è un esubero d'olio. Allora sì, perché e questa torta, adesso lo spiego per il motivo. Sì. La diamo a Alex, se la mette a quanti gradi? A 180 gradi per 40 minuti. Azione. Deve cuocere abbastanza, allora, perché le verdure sono crude. Mentre voglio ricordare a voi, carissimi amici, in attesa ovviamente che il forno faccia la sua parte, che potete naturalmente far parte di Vetrina Toscana, e mi rivolgo in modo particolare ai titolari di ristoranti, agli chef all'ascolto, se volete, come dire, sposare questo progetto meraviglioso che consiste semplicemente nel riappropriarci dei nostri valori. Il nostro territorio è ricchissimo, meraviglioso, ma ha bisogno di essere consumato in loco. Questo è il messaggio che deve arrivare grazie a Vetrina Toscana, cosa che tra l'altro Orlando sposa da sempre, vero? Indubbiamente la sposo, perché ci vuole un marchio che ci identifichi tutti insieme. Non ce ne può essere mille. Beh, ce ne deve essere uno che identifica tutti, e ci dobbiamo sentire appartenere a questa cosa, che è orgogliosi, perché la Toscana. Quindi, se volete saperne di più e venire a far parte della nostra associazione, ricordatevi www.vetrina.toscana.it. Non costa niente. Ma vi ho detto proprio la parola giusta: niente. Oggi costa tutto. Niente, basta, www.vetrina.toscana.it. Più di così, ragazzi, andateci anche per curiosità, per scoprire quali sono i prossimi appuntamenti. E adesso, sono passati quanti? 40 minuti. 1, 2, 3, vai Alex. Adesso Alex velocemente entra con la meravigliosa torta d'erbi. Eccola qua la torta. Se dovesse esserci un applauso, noi lo gradiremmo molto. Vediamo. Comunque, anzi, come vediamo è molto profumata. Bene. Come vediamo è molto profumata. Assume questo colore. Ho un'altra cosa che è importante: la torta
derby deve essere sempre 40 centimetri. Motivo? Un motivo semplicissimo, perché veniva cotta nel testo di ghisa, perciò il testo è 40 centimetri, sempre rotonda, va tagliata sempre, adesso la taglio, sempre a quadri, mai a fette, perché la fetta scende, il quadro rimane bello intero. I quadri belli grandi. Anche questa operazione, devo dire, è molto particolare e caratterizzante effettivamente del prodotto. Qui io avrei bisogno però anche di un piatto di portata. Ce l'abbiamo? Sì, bene. Eccolo qua, eccolo qua. È pronto quello lì con i pomodori. Adesso faccio vedere i pomodori. Ho fatto mettere dei pomodori sotto perché è caratteristico questo piatto, mangiare come piatto unico. Si mangia d'estate, tiepido o freddo, con i pomodori. Ma lasciami dire, una cosa eccezionale. Ma se uno dovesse mangiare in dicembre? Dicembre si mangia caldo, con una bella insalatina, magari radicchio tagliato fine e queste cose. Io metto sopra questo, metto un filo d'olio intorno. Ancora? C'è un esubero d'olio, allora, extravergine d'oliva, pazzesco. No, voglio dire una cosa che è importante per questa torta. Questa torta è proibito mangiarla con forchetta e coltello. Ah, bisogna mangiarla con... Bisogna mangiare con le mani. In questo modo, anzi, la invito a mangiarla, perché allora, è buonissima. Guarda, mentre io do il primo coccone, tu ricordaci gli ingredienti. Gli ingredienti sono, ora in questa stagione, bietola, se volete della borragine, zucca, poi le due sfoglie di acqua, farina e olio, un pochettino di ricotta nel ripieno, parmigiano e pecorino, olio d'oliva abbondante. I vecchi dicevano, la torta, quando si mangia la torta bisogna bagnarsi la barba, ecco, era importante bagnarsi di olio, ungersi la barba, questa era una cosa importantissima. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Allora diamo al nostro Alex il piatto e andiamo a questo punto all'assaggio. Marco, stiamo arrivando. Eccoci qua nella fornitissima cantina del ristorante da Giannino. Il nostro Alex ha già depositato questo piatto meraviglioso che è tipico assolutamente della Lunigiana ed è la torta, mitica torta d'erbe. Allora, intanto cosa ne pensi, Marco? Ma dunque, allora, l'aspetto della presentazione è perfetta, sembra quasi è solare, no? Questo pomodoro e questa regina della tavola della Lunigiana, no? Perché anzi, vista intera, con i suoi becchetti sembra quasi una corona, una cosa regale, anche nella sua semplicità, ma sicuramente un gusto spettacolare. Aspetto solo ad assaggiarlo. Vai, vai, libero, intanto con le mani, come l'ha detto. Vabbè, l'ha detto. Io lo so che sia, però non volevo dare il cattivo esempio, ma darò il buon esempio. No, quindi... Rolando proprio esige questo tipo di operazione. Volentieri. Intanto vado a presentarvi Francesco Ruschi Noceti, che ricordiamolo è il titolare di questa storica azienda vinicola che ha sede a Pontremoli. Ecco, a che epoca può risalire la vostra attività? Allora, in archivio di famiglia abbiamo dei documenti, tra l'altro notificati, che parlano di acquisto di terre vitiate nel 1454. Quindi a quell'epoca risalgono le proprietà. In effetti poi che facciamo dei vini con dei criteri moderni e anche in bottiglia è dal 1978. Bene, parliamo di una bellissima e interessante operazione che state portando avanti. Si tratta della La microvinificazione. Che cos'è la microvinificazione? Beh, la microvinificazione intanto è la vinificazione di piccoli quantitativi di uva che provengono da un vitigno solo, per vedere che caratteristiche può dare all'uva. Nel vigneto collezione che abbiamo nei nostri terreni vengono prese queste uve e microvinificate, e su quelle facciamo delle degustazioni, delle prove, delle analisi che poi danno dei risultati. Benissimo, allora adesso andiamo invece a presentare questo vino di abbinamento. Intanto il nome del vino. Allora, il nome del vino è Quasi 8. Il Quasi 8 è un vino bianco che è fatto con due vitigni autoctone che si chiamano Durella e Loadga e che sono comunque la base di tutti i nostri vini bianchi. E il nome è Quasi 8 perché noi facciamo anche un vino che si chiama 8 ottobre. L'8 ottobre. Come mai questo numero che ricorre? Ecco, 8 ottobre perché è la prima volta che abbiamo provato a fare un vino con vendemmia tardiva, chiamiamola. Casualmente era l'8 ottobre, ci è piaciuto il nome e gli abbiamo dato il nome.
però il cliente si è abituato a un certo tipo di vino molto strutturato, molto forte di alcol, eccetera eccetera. Nelle annate in cui non riusciamo ad avere questo risultato, lo chiamiamo quasi otto, perché è tutto identico, fuorché è purtroppo il risultato, perché è l'annata che è diversa. Gradazione alcolica? In questo caso 12 gradi. E servito, temperatura di servizio? Non molto freddo, diciamo intorno agli 8-9 gradi, ecco. Perché sennò si schiaccerebbero molto profumi. Grazie per queste informazioni, cosa ne pensi di questo abbinamento? Un abbinamento spettacolare, questa torta derby ovviamente nella versione invernale, qui c'è il porro dentro contrariamente alla cipolla tipica della zona appunto della Lunigiana. E questo abbinamento c'è una buona sapidità che compensa anche la sapidità del piatto, e quindi abbinamento perfetto. E se questo quasi 8 è così, figuriamoci l'8 com'è. Bene, allora io proporrei un brindisi conclusivo a chi è? Beh, a questo grande personaggio che risponde al nome di Rolando Paganini, che, attenzione, non ripete affatto. Speriamo nemmeno i suoi allievi, mi raccomando, non li fa ripetere, dai, dai, sono talmente bravi. Complimenti all'Istituto Alberghiero di Bagnone, patria del Super Enalotto, chi sarà stato vincitore ancora è il mistero, e soprattutto patria della cipolla Treschietto. Ciao a tutti, a domani, stessa ora.